Ciao Paola, questa è la mia partecipazione a Musicultura. È la terza partecipazione, io ho vinto il premio della critica nel 2001, ho partecipato l'anno scorso alle semifinali e sono di nuovo qua quest'anno alle semifinali. Quindi già varie esperienze sono state già fatte? Sì, sì, già varie esperienze, sempre molto bello, diciamo che la dimensione ideale per la musica d'autore, per un genere intimista e irreversibile come il mio, insomma. Hai anche partecipato a Sanremo Giovani e Sanremo... Sì, secoli fa, dico io, perché sono cambiate molte cose, e ho perso molti chili, e ho cambiato il colore dei capelli, insomma, diciamo che c'è stata una ricucitura generale sia interna che esteriore. Insomma. Comunque sono due ambienti diversi, due tipi di manifestazioni diverse. Sono due manifestazioni diverse, direi che qui c'è moltissima attenzione ai testi, alla musicalità e alla persona, insomma, diciamo che Sanremo è più, come dire, un fenomeno un po' sopra le righe, ecco, diciamo questo. Qui si va più in profondità, si cerca di capire qual è il percorso dell'artista e la coscienza dell'artista, insomma. Più la forma cantautorale viene più messa in attenzione. Anche se devo dire quest'anno Sanremo, con la vittoria di Cristicchi, sono tornato, diciamo, il festival comunque della canzone d'autore. Cristicchi, non dimentichiamolo, che ha vinto Recanati, quindi insomma alla fine partono da qui e arrivano a Sanremo. In effetti speriamo che sia così anche quest'anno per molti di voi. Speriamo, speriamo. Auguri, in bocca al lupo.